nostro avviso estremamente importante, organizzato da dei gruppi consigliari del Partito Democratico. Io ringrazio il nostro relatore che ha accettato l'invito, la Cicconi, direttore di Itaca, esperto, uno dei più grandi esperti in tema di infrastrutture e in particolare con riferimento a tutto il tema centrale di questo percorso di formazione relativo ai fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici. È un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente come gruppi, prendendo atto di una cosa, che spesso e volentieri il tema e il valore della legalità è qualcosa che arriva nella politica a ondate, sulla base di fasi storiche del nostro paese, di eventi particolari. Credo invece che quando si parla di legalità non è qualcosa che riguarda semplicemente gli aspetti della pre-politica, la condizione base che consente poi di governare, ma la legalità deve essere presente anche nel momento in cui si mettono in atto delle politiche pubbliche. Se io penso all'esperienza come consigliere provinciale, quando noi ci cimenteremo fra qualche mese, immagino, a mettere in atto un ragionamento come forza di opposizione rispetto a tutto il tema della pianificazione di un nuovo piano cave decennale, quella cosa lì tu non la fai semplicemente attraverso un percorso di interlocuzione lineare fra amministrazioni, l'amministrazione provinciale, interlocuzione con la regione, ma credo che sia fondamentale affermare un processo, un percorso di democrazia locale, di partecipazione dal basso, di condivisione, in questo caso rispetto ai parametri, per esempio, di definizione delle cave straordinarie e anche un ragionamento rispetto alla loro localizzazione. Spesso e volentieri, quando facciamo riferimento al nostro territorio, lo concepiamo e lo abbiamo concepito come una sorta di isola felice, così si diceva della provincia di Cremona 15 anni fa, 20 anni fa. Magari adesso siamo un po' meno felici, però c'è ancora questa idea di concepirlo come qualcosa che nel quale i grandi flussi della globalizzazione, la crisi economica, i problemi della criminalità organizzata arrivano ma in modo forse più sfumato, più edulcorato. In realtà non è così. In realtà dentro il nostro territorio i flussi della globalizzazione sono arrivati in modo più potente, è arrivata anche la crisi e ahimè sono arrivati anche episodi di infiltrazione della criminalità organizzata. E quindi nel nostro piccolo, come gruppo, abbiamo cercato di valorizzare questo percorso, cercando in qualche modo di contribuire come momento formativo indirizzato a chi amministra, a chi gestisce la cosa bene pubblico. Io volevo ringraziare in modo particolare Anna Lazzarini e Silvia Camisaschi. Volevo ringraziare anche un nostro consigliere provinciale, Bea Castellani, che hanno voluto fortemente questo percorso. Non è un semplice atto formale, ma spesso e volentieri dalla normalità avvengono esigenze di sensibilità che poi devono essere anche trasferite dentro canali istituzionali. Io adesso lascio la parola al nostro relatore, organizzandoci in questo modo. Faremo una pausa intorno alle 7:30. All'interno di questa pausa sarebbe opportuno eventualmente riflettere rispetto alla possibilità di fare
qualche domanda e chiedere anche alcuni chiarimenti.